Maestra, piove acqua marrone nella mia minestra. Che cosa vi verrebbe in mente se vi capitasse di sentire questa frase pronunciata da un bambino di 3 anni nella sala mensa di una scuola dell'infanzia? Con tutta probabilità pensereste che il bambino non ha voglia di mangiare e sta inventando una scusa fantasiosa per convincervi che la minestra è proprio cattiva. La scena sarebbe più o meno questa se ci trovassimo in una scuola dell'infanzia dove, com'è nell'immaginario collettivo e come dovrebbe essere, secondo la normativa vigente, l'ambiente è realizzato nel rispetto più assoluto del bambino. Nel caso in questione, questa frase, proferita con una vocina accorata, accompagnata da uno sguardo attonito, rivolto prima al soffitto e poi al piatto di minestra, descriveva con estrema precisione la realtà. Una pioggia marroncina e maleodorante scendeva sempre più insistente dal soffitto confondendosi con la minestra di fagioli. Abbiamo immediatamente tolto tutti i piatti per evitare il peggio, inventando lì per lì la storia di un folletto birichino che ci stava facendo uno scherzetto. Dopo aver arginato la prima emergenza e promettendo ai bambini che avremmo fatto successivamente un picnic in aula, abbiamo deciso di andare a vedere che cosa era successo al piano superiore, che era stato dichiarato inagibile da un paio d'anni. Da un notevole rigonfiamento del soffitto nella stanza sopra la mensa, abbiamo visto che entrava tutta l'acqua che si stava raccogliendo sul tetto. Il pavimento di assi di legno, tarlate e marce era coperto di acqua sudicia che si era così riversata nei piatti dei bambini. Abbiamo telefonato al comune dove, come intervento provvidenziale, abbiamo ottenuto la visita di un impiegato che, constatato l'accaduto, ha portato successivamente delle bacinelle da posizionare sotto il foro del soffitto e da svuotare all'occorrenza in attesa di un nuovo e complesso rattoppo del tetto. I bambini hanno così potuto proseguire la giornata scolastica consumando dei cracker e un po' di marmellata in un ambiente freddo e senza luce e non hanno neppure avuto la possibilità di riposare. Maestra, hai visto che il folletto birichino ha tolto la luce? Non l'hai trovato, maestra? Le parole dei bambini hanno richiamato subito la nostra attenzione. Ci siamo ricordate che in uno scatolone c'era un vecchio pupazzo che rappresentava un folletto e così l'abbiamo tirato fuori. Certo, bambini, abbiamo trovato il folletto birichino, eccolo qua. Dovete sapere che si sentiva un po' solo ed è per questo che ha fatto tutti quegli scherzetti. Che ne dite se diventiamo tutti suoi amici, così non si sentirà più solo? Il tempo è volato e la brutta esperienza per i bimbi si è trasformata in una giornata speciale. Tutte le giornate dei bambini devono essere speciali e la scuola deve essere per loro una vera opportunità di crescita in un'atmosfera gioiosa e sicura. Ed ora, ecco a voi la scuola a colori. Cordiale saluto da Enzo Picciano, benvenuti alla Scuola a Colori, il programma che si occupa di scuole pubbliche della Campania. Anche oggi per questa 14ª puntata due eccellenze scolastiche della provincia di Napoli. Comincio subito a presentarle dalla preside dell'ISIS Filangieri, Istituto Superiore Filangieri, la preside Giuseppina Cafasso. Buonasera preside. Ecco, di fianco c'è il professor Filippo Maraniello della Federico II, un docente di turismo, di economia turistica, ne parleremo dopo, sarà un valido supporto in questa nostra trasmissione. Ancora la dottoressa Palombo, Bianca Palombo, agente di viaggio, quindi in qualche maniera annunciamo anche quello che è l'argomento della puntata, parleremo di turismo scolastico, parleremo praticamente turismo scolastico, occasione didattica o vacanza di primavera.
Continua ancora a presentare l'altro ospite dell'altra scuola ed è il preside della Torrente, il preside Giovanni De Rosa. Preside, buonasera. Buonasera. Intanto la nostra solita premessa proprio per fare in questo salotto televisivo un rapidissimo pensiero di cosa appunto ne pensate della scuola, di questo programma che porta la scuola pubblica in televisione. Cominciamo dalla preside Capasso, una brevissima considerazione. Sicuramente è interessante perché non sempre la scuola è conosciuta da coloro che non lavorano all'interno della scuola, che non operano all'interno della scuola, soprattutto adesso diciamo che la scuola è diventata aperta a tante esperienze nuove, quindi è importante far conoscere ciò che succede all'interno delle varie scuole. Ecco, Presidente Rosa, noi nel nostro progetto avevamo immaginato una scuola, un programma sulla scuola che non fosse solo una rivendicazione sindacale o con tutta una serie di considerazioni luoghi comuni sulla scuola, ma farle vedere dal vivo. Certo, credo che sia un'iniziativa lodevole, un programma utile alla collettività. Come diceva la collega prima, la scuola è aperta al territorio, la scuola non ha porte chiuse e quindi è anche giusto che i mezzi di comunicazione si occupino della scuola e diano voce, spazio ai suoi bisogni. Ecco, fatto questo spottone per quanto riguarda la trasmissione, vi ringrazio senza essere nulla concordato, passiamo subito a conoscere queste scuole e vedere con il primo servizio che ci mostra appunto l'ISIS Filangieri. Situata nella città di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, all'inizio degli anni 60 la ragioneria di Frattamaggiore era una succursale dell'ITC Diaz di Napoli. A partire dall'anno scolastico 64-65 l'istituto si è reso completamente autonomo, assumendo l'attuale denominazione di ITCS Gaetano Filangieri. A partire dal settembre 2005 l'istituto è diretto dalla professoressa Giuseppina Cafasso. Nel corso degli anni la scuola ha subito un notevole incremento, basti pensare che di 138 alunni iscritti nel 62 si è arrivata ad accogliere oltre 1.400 ragazzi ripartiti tra le sedi di Via Rossini e di Via Pezzullo, rispondendo alla richiesta di una platea scolastica proveniente dai comuni limitrofi situati a nord-est di Napoli. In particolare, la stragrande maggioranza degli iscritti proviene dai comuni di Frattamaggiore, Frattaminore, Grumonevano, Arzano, Casandrino, Cardito, Caivano e Crispano. Dal 1 settembre 2010 l'ISIS Filangieri mette a disposizione dei suoi nuovi iscritti due diversi indirizzi di studio, amministrazione, finanza e marketing e turismo. L'istituto è dotato di 5 laboratori multimediali, un laboratorio linguistico, due laboratori di chimica, due laboratori di fisica, una biblioteca, un'aula magna dotata di maxi schermo, un auditorium dotato di maxi schermo, ascensore per alunni diversamente abili presso la sede di Via Rossini, due palestre coperte e attrezzate per attività sportive diversificate, pallavolo, scherma, ping pong e palla tamburello, due campi polivalenti scoperti, un bar interno all'istituto in entrambe le sedi. Dal 2006 questo istituto è sede di un corso serale per studenti lavoratori operante presso la sede centrale. Presidente Capasso, cosa ha portato, lei da 8 anni in questa scuola, come ha caratterizzato la scuola con questo suo intervento? Allora, sicuramente ho puntato molto perché questa scuola ha un indirizzo di amministrazione, finanza e marketing, adesso anche turistico, soprattutto sull'alternanza scuola-lavoro. Benissimo, vedremo adesso anche la scheda dell'altra scuola. È sicuramente una scuola che avrà le stesse, voglio dire, caratteristiche di brio della scuola che abbiamo appena visto. Via il servizio del Torrente. L'Istituto Statale di Istruzione Superiore Andrea Torrente, ubicato oggi in via Duca d'Aosta, nasce come sezione staccata dell'ITC Filangieri di Frattamaggiore e divenne autonomo il 1 settembre dell'80, ricevendo l'attuale intestazione.
È la struttura scolastica più moderna all'area nord di Napoli, immerso nel verde, dotato di un ampio parcheggio interno, razionalmente organizzato per ospitare con comodità e sicurezza auto e motoveicoli. Con oltre 50 grandi e luminose aule, 8 laboratori informatici e multimediali, molti dei quali con aree condizionate e in rete tra di loro, un ufficio tecnico, un laboratorio di danza con strutture e dotazioni strumentali di livello professionale, 2 palestre omologate nelle competizioni di livello nazionale, una biblioteca con migliaia di titoli, sala di lettura, postazioni internet e sala conferenze, una sala video per le lezioni con materiali audiovisivi e cineforum, un grande bar con tavolini. Questo istituto si propone come uno spazio di studio a livello europeo. Negli ultimi 2 anni l'istituto ha intrapreso con decisione la via dell'innovazione didattica, diventando scuola polo per la sperimentazione dell'apprendimento su piattaforma online e varando un sito web d'avanguardia al servizio della comunità scolastica. Nell'anno scolastico 2008-2009 l'apertura presso questo istituto di nuovi indirizzi in aggiunta a quelli esistenti, il tecnico turistico e l'istituto professionale alberghiero. Il percorso formativo prevede un biennio orientativo che, oltre ad assolvere l'obbligo scolastico, fornisce un consolidamento della cultura di base e introduce al vivo tutte le discipline caratterizzanti il corso di studi. Tale formula permette dunque una scelta più consapevole degli indirizzi specifici offerti dalla scuola. Presidente De Rosa, anche a lei la stessa domanda: come ha caratterizzato questa scuola, cosa è stato, voglio dire, il valore aggiunto che la sua persona ha portato in questa scuola? Anche perché, tra altre cose, mentre andavano i servizi c'era una considerazione: non sembrano scuole della Campania, tanto che sono efficienti, tanto che sono interessanti anche da un punto di vista logistico. Certo, io dico innanzitutto che quello che può fare un dirigente lo può fare solo grazie alla collaborazione del personale della scuola, e quindi quello che sono riuscito a fare l'ho fatto grazie soprattutto alla collaborazione e alla condivisione con tutto il personale. Quindi un clima, voglio dire, a scuola sereno? Certo, sereno, che ci ha consentito appunto nel 2009, quando nell'ottica di rispondere al meglio ai bisogni del territorio, abbiamo proposto l'ampliamento dell'offerta formativa con l'indirizzo tecnico-turistico e quello professionale alberghiero. Quindi è il quarto anno di funzionamento di questi due indirizzi e, ancorché giovani, insomma, siamo riusciti in qualche modo a dare anche un risvolto operativo alle attività didattiche, impegnando i nostri alunni in attività di alternanza scuola-lavoro abbastanza qualificanti, ma soprattutto che hanno incrementato in qualche modo l'indice di occupabilità dei nostri allievi, che è poi la cosa che ci preme di più, soprattutto in questo momento. È l'obiettivo al quale dovremmo, dire, tutti quanti concorrere. Ecco, professor Marinello, lei ha un osservatorio molto più, come dire, diverso da quello della scuola. Cosa ne pensa, la impressione che lei ha avuto di queste due scuole? Ma, diciamo, io insegno in un corso di laurea turistico che in effetti da Federico II è inaugurato nel 2002, diviso in una laurea triennale di scienze del turismo e indirizzo manageriale e una laurea magistrale in progettazione e gestione dei sistemi turistici. Chiaramente il turismo per la nostra realtà locale è un'opportunità che ci dovrebbe consentire di poter risolvere molti dei problemi che noi abbiamo sostanzialmente vissuto e stiamo vivendo, in particolare quello dell'economia. La nostra facoltà, che con la quale noi abbiamo anche contatti con scuole alberghiere, non solo relativamente alla provincia di Napoli, anche di altre regioni, anche perché noi abbiamo un'utenza che viene un po' da tutte le parti d'Italia, dalla Sicilia, dalla Calabria, qualcuno anche dal nord. E comunque l'integrazione del settore turistico, partendo dalla base del professionale tecnico rispetto a quello universitario, sicuramente è un'opportunità per formare questi giovani e poter essere pronti a affrontare quelle che possono essere le opportunità di mercato, perché il turismo risente di 2 aspetti negativi: competenze e collaborazione. Nel turismo noi abbiamo poche competenze e poi gli operatori turistici hanno un grosso difetto, che non collaborano. Sentiamo l'operatore turistico presente quest'oggi, che considerazione fa su queste due scuole
che ha appena visto e soprattutto e anche alla considerazione del professor Maranello. Ho visto che praticamente queste scuole effettivamente sembrano scuole forse di altre regioni. Mi complimento con tutti e due i dirigenti scolastici e vedo che praticamente con le iniziative che fa la scuola, immagino che per esempio l'orario di scuola con tutte queste attività che fa non si limiti alle famose 4-5 ore, no? Immagino che praticamente sia lei come dirigente scolastico che gli insegnanti sarete coinvolti praticamente tutta la giornata, quindi non è più l'insegnante che è impegnato per mezza giornata, no? Le famose 18 ore sono... Le famose 18 ore non sono più tali, in effetti. Diciamo che le 18 ore sono la base dell'attività didattica. Benissimo, noi questo primo blocco lo esauriamo qui, diamo un attimino in pubblicità, dopodiché parleremo dell'argomento della puntata. Io vi ricordo che la puntata la potrete rivedere sul nostro sito che è www.lascuolacolori.it, potrete rivedere queste e le altre puntate. Potete scriverci a redazione@lascuolacolori.it oppure postarci su Facebook alla pagina appunto dedicata al programma. Ci vediamo fra qualche attimo. Erasmo trovava un modo efficace per difendersi dagli ultimi maestri di scolastica. Si addormentava sui banchi. Giuseppe Pontigia, Il giardino delle Esperidi. Ecco, il secondo blocco e l'argomento della puntata, il turismo scolastico è un'opportunità didattica o una vacanza di primavera? La domanda la farei all'operatore che in qualche maniera prima era stata dal professor Marinello tirato in ballo. Dunque, la gita scolastica, i viaggi di istruzione comunque sono un'opportunità sia per gli studenti che per i professori di incontrarsi al di fuori dell'aula. Si conoscono meglio, vi sono nascere delle belle amicizie. E quindi sicuramente è sicuramente un'opportunità che comunque secondo me rientra anche nell'ambito delle attività scolastiche in quanto tale, perché proprio la circolare ministeriale proprio questo parla, dice che deve essere un modo per migliorare anche la persona, quindi sicuramente si può parlare di opportunità e non solo di vacanza. Ecco. Anche perché c'è un lavoro dietro, ricordiamo che i docenti, la programmazione avviene all'inizio dell'anno, giusto? E quindi sono impegnati i docenti, poi gli organi collegiali comunque sono impegnati in questa organizzazione, pertanto è un lavoro, un'opportunità che si dà, insomma. Ecco, vediamo adesso questa scheda che è stata realizzata al Torrente. Se caschi e muori, per rompiballe di Vivaldi, la finisci in galera. Che grezza! Sono Marina Garzia, insegno italiano e storia all'ISIS Andrea Torrente di Casoria. Come tutti gli anni il nostro istituto quest'anno ha proposto una serie di viaggi di istruzione che rientrano come di consueto nella tradizione nel piano dell'offerta formativa che noi offriamo ai nostri studenti. Concordando con loro in primis, in pratica le mete e gli obiettivi e gli scopi che un viaggio di istruzione porta insiti con sé, no? Cioè, quindi di crescita culturale, di conoscenza, di apertura a una dimensione europea. Quest'anno il nostro istituto, proprio avendo delle quarte classi sia del tecnico turistico che dell'alberghiero, ha voluto per loro, quindi in pratica, che questo momento del viaggio di istruzione non fosse soltanto, come di consueto, un momento appunto di conoscenza, di arricchimento, ma venisse a coniugarsi anche con un momento pratico
di proprio in pratica di lavoro sul campo e quindi messo in gioco le loro abilità e competenze acquisite nel corso dei 4 anni di studio. Parteciperò a questo viaggio di formazione e di istruzione che si terrà a Barcellona e stiamo seguendo un corso per prepararci a quello che ci aspetterà poi lì sul campo. Noi comunque passeremo 4 giorni in un albergo e staremo comunque dietro la reception affiancati dal personale. Seguiremo anche delle lezioni di spagnolo 2 volte al giorno e impareremo comunque a fare un po' il check-in, il check-out e poi visiteremo le città e sono molto contenta di partecipare a questa esperienza. Io mi aspetto comunque di più dall'aspetto lavorativo del viaggio perché sì, visiteremo comunque città nuove e questa è una cosa molto importante perché è la prima volta che andremo all'estero, però dal punto di vista lavorativo sì, sono molto curiosa di imparare nuove cose. Rientrati in studio, subito la domanda al professor Maranello. Ma in termini di valore economico, il viaggio di istruzione, che incidenza ha? Ma io ritengo che per chi si occupa di materia turistica o alberghiera, un viaggio potrebbe essere l'occasione utile per poter rendersi conto di come da cliente uno si deve comportare, perché secondo quello che sono i requisiti manageriali alberghieri, il primo cliente da fidelizzare è il dipendente, perché se il dipendente non è legato alla struttura, praticamente la struttura alberghiera non ha possibilità di andare avanti. Associare quello che sono le tecniche manageriali con la visione di quello che è la struttura alberghiera è un fatto importante, perché l'albergo è la struttura industriale più complessa che c'è, in quanto è l'unica azienda in cui il cliente partecipa al processo produttivo. Per cui non è soltanto sufficiente la qualità del servizio, ma anche quel servizio come viene offerto. Per cui per gli studenti del settore alberghiero e turistico può essere un'occasione irripetibile per acquisire queste tecniche. Ecco, sì. Preside, come cambiano i ragazzi nel corso degli anni a usufruire di queste opportunità di vacanza, di viaggio, di stage, di turismo scolastico? Credo che le cose siano cambiate, ma siano cambiate anche in ragione di una congiuntura economica in modo particolare che ci attraversa da qualche anno. E oggi le risorse sono limitate, le famiglie quando spendono delle cifre che sono comunque insomma, cospicue per assicurare ai propri figli un momento di visita guidata, di viaggio di istruzione, lo fanno in ragione non solo di un fattore di piacere o di svago, ma lo intendono anche come investimento. Ecco il motivo per cui in istituti tecnici come i nostri professionali, dove ovviamente c'è anche una dimensione di contesto particolare, la famiglia decide di sostenere queste spese in virtù anche di un investimento che si può fare. Ecco, il risvolto formativo del viaggio di istruzione quindi è molto importante. Io volevo cogliere l'occasione anche per chiedere al professor Maranello, alla luce proprio della sua esperienza, della sua competenza e alla luce anche di ciò che risulta a noi come conduzione dell'impresa turistica, dell'azienda ristorativa, come debba essere rinnovato, credo, se lui è d'accordo, a rinnovare un raccordo nuovo tra scuola, università e impresa, che non sia un raccordo solo estemporaneo, dettata dalla logica degli istituti tecnici superiori, interessante esperienza ma limitata comunque, e non sia invece da estendere, diffondere, in modo da creare una sinergia globale tra questi 3 fattori importanti di sviluppo, anche perché soprattutto in riferimento alla regione Campania, la nostra regione, ne abbiamo importanti attrattori naturali, ma nello stesso tempo la formazione fa un po' difetto, ciò che lamentava il professore prima, che il dipendente per prima va istruito sul modo di accogliere, di rivolgersi, di gestire il rapporto con il cliente, che sia fondamentale, questo fa, e ahimè i nostri giovani, seppur preparati, a volte non trovano occupazione nelle aziende, nelle strutture,
dove permane ancora un certo tipo di personale che a volte è molto distratto nei confronti del cliente, dove noi come clienti quando andiamo ci rendiamo conto ancora della distanza che separa ciò che noi insegniamo a scuola da quello che poi viene praticato nelle strutture. Una formazione pratica. Sì. Allora andiamo un attimo sul pratico con un esempio. Sì. Pensiamo un attimo alle strutture, ai ristoranti, alla ristorazione. Molti titolari di ristoranti in effetti delegano il loro marketing, il loro fatturato ai camerieri, i quali non sono istruiti, per cui diventano praticamente questo processo, che è un processo semplice, è un processo praticamente che diventa devastante sotto il profilo economico, perché chi ha una struttura turistica, alberghiera, ristorativa, al di là di quello che sono le competenze che le persone che vengono immesse nel processo devono avere, devono essere anche adeguatamente istruite. Ecco. Per cui molti ristoranti in particolare immettono il loro budget alla capacità del cameriere a livello individuale, questa è una cosa che non va bene. Per cui sono d'accordo col Presidente. Lo spontaneismo è un po' superato. Sono d'accordo col Presidente che in effetti questo ha fatto un'integrazione tra scuola superiore, università e mondo del lavoro, dove però, ripeto quello che ho accennato prima, c'è comunque una mancanza di collaborazione di base. Per cui questo è un progetto valido, ma non è facilmente realizzabile. Con dottoressa Palombo, appunto l'agenzia di viaggi, ma l'agenzia di viaggi nel caso del turismo scolastico è solo un mero esecutore delle volontà altrui o c'è un coinvolgimento diverso? No, non è possibile essere un mero esecutore perché la scuola sostanzialmente ci dà un input, cioè esprime un desiderio, un progetto e poi chiaramente sta a noi renderlo operativo sia con l'esperienza che si fa sul campo rispetto ad altre gite scolastiche sia con l'esperienza chiaramente che si può avere consultandoci con i professori, con i docenti accompagnatori. Dipende poi dal tema insomma che si vuole sviluppare, perché non è la gita scolastica, almeno in molte scuole che con le quali ho collaborato. Ecco, il viaggio di istruzione effettivamente a volte è di istruzione nel senso puro della parola. Non so, il liceo classico cerca di andare in Grecia, l'artistico, l'itinerario di Van Gogh a Praga per ritrovare insomma il percorso su Kafka. E quindi ci sta sicuramente un'attinenza. E bisogna consigliare al meglio le strutture, consigliare al meglio. Ci faccia vivere come si progetta un viaggio di istruzione, un'attività didattica di questa valenza? Mi permetto di correggere, certo, che non è una gita, perché la gita, cioè noi non la interpretiamo mai così. Ecco, il viaggio viene appunto proposto all'inizio dell'anno in sede del consiglio di classe, cioè dove i docenti hanno già valutato anche con gli alunni quali possono essere le mete utili da poter poi finalizzare a tutta la programmazione, perché viene programmato nell'ambito della programmazione didattica educativa e quindi non è che si sceglie la meta semplicemente. È vero che c'è anche un aspetto ludico sicuramente nel viaggio, perché sarebbe assurdo la socializzazione, ma anche per i ragazzi, certo, perché per i ragazzi non sarebbe poi giusto insomma far vivere solamente l'aspetto diciamo formativo. Ecco, quello che volevo dire a lei, che credo sia importante, sì, così come parlava il professore Maraniello di una collaborazione, ci dovrebbe essere anche con le agenzie di viaggio, perché a volte le agenzie presentano dei pacchetti confezionati per cui bisogna adattarsi a quelle che sono le esigenze della scuola. A volte si distingue un'agenzia da un'altra. No, perché poi generale. Ma tutti possono organizzare i viaggi di istruzione? Le agenzie che comunque hanno una licenza chiaramente di categoria illimitata, rilasciata dalla regione, che comunque abbiano un'esperienza, non so, sul campo di parecchi anni, molti anni, un riconoscimento internazionale che può essere quello della biglietteria aerea e quindi un'agenzia IATA. Che cos'è la IATA? La IATA è un'associazione internazionale di agenzie di viaggio e vettori aerei. E questa organizzazione riesce a individuare dei membri che hanno dei requisiti per poterne farne parte.
È un buon elite, chiaramente... insomma, in qualche maniera. Sì. Preside, ma in che maniera i viaggi di istruzione servono anche a socializzare? Noi vedevamo che nell'intervento del film La Scuola, quanto è importante che ci sia una socializzazione anche informale fra i docenti e gli alunni. Certo, e il viaggio di istruzione consente di creare, di disporre di un ambiente insolito. Non è la classe ordinaria, non è la classe usuale. Il rapporto con i docenti innanzitutto cambia, perché non è più un rapporto fondato sulla lezione, sulla verifica, ma è un rapporto di collaborazione anche sul piano pratico, su esigenze e bisogni che vanno al di là della vita scolastica ordinaria, al di fuori e al di là delle 5 ore che l'alunno vive ordinariamente e solitamente a scuola. Poi ha una sua vita l'alunno con la sua famiglia. Quando è fuori con il docente, questa vita diventa oggetto di conoscenza da parte del docente, e anche per l'alunno il docente diviene nuovo oggetto di conoscenza, perché il docente si è manifestato fino al giorno prima in un certo modo, professionalmente adeguato, chiaramente pertinente, ma ovviamente anche il docente è una persona, un soggetto civile, quindi ha i suoi bisogni, le sue attese, e queste vengono manifestate inevitabilmente agli alunni. Quindi vi è una conoscenza maggiore, e questo rende meno nascosto l'identità del docente all'alunno, e anche corrispondentemente l'identità dell'alunno al docente. Una maggiore apertura e una socializzazione maggiore. Gli aspetti informali rendono, voglio dire, molto più proficuo il tipo di rapporto. Io mi fermo noi ci fermiamo per qualche secondo per degli obblighi pubblicitari. Io vi ricordo che la trasmissione la potete anche seguire in streaming sul sito del www.lascuolacolori.it, o potete seguirci su Facebook o scriverci anche a redazione@lascuolacolori.it. Fra qualche attimo saremo di nuovo in studio. L'Italia è il paese dei diplomi e delle lauree, della cultura ridotta soltanto al procacciamento e alla spasmodica difesa dell'impiego. Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli. Eccoci rientrati in studio, stiamo parlando con l'Isis Filangiere, con l'Isis Torrente, parliamo di le opportunità didattiche che vengono offerte dai viaggi di istruzione, se sono appunto un qualcosa di formativo o diventano solo una vacanza di primavera. Sicuramente abbiamo visto in queste due eccellenze, sicuramente c'è una motivazione di base nel realizzare questi tipi di progettualità. Vediamo adesso il servizio invece al Filangieri, cosa ci hanno risposto alle nostre domande. Martirelli, stai sprecando tutto il rullino per noi, dai! E rullino? Qual è il rullino? ma non è una beduina! È carica! Salve, sono Anna Laudiero, insegno inglese nell'Isis Filangieri e faccio parte anche con gli altri docenti della Commissione Viaggio. Il nostro compito ovviamente è quello di organizzare viaggi di istruzione per i ragazzi, e il fine chiaramente che ci proponiamo è quello di farli crescere, farli migliorare, farli entrare a contatto con altre realtà, con situazioni che possano in qualche modo loro restare. Al di là dell'aspetto puramente culturale, sappiamo bene che il viaggio per i ragazzi è anche un momento aggregativo, un momento nel quale spesso si creano delle complicità tra di loro nuove, un momento nel quale anche noi accompagnatori spesso riusciamo a conoscere degli aspetti della personalità dei ragazzi, che poi sono dei valori, degli elementi che ci servono anche nell'ambito puramente scolastico. Qui sono Antonio Perrella, docente di discipline giuridiche presso questo istituto. Al percorso istituzionale, perché noi abbiamo mirato soprattutto a questo con Strasburgo, è la conclusione di un progetto iniziato nelle classi.
hanno iniziato con il lavoro, proprio quindi lezioni di Costituzione. Un percorso progettuale voluto dal Senato della Repubblica, dalla Camera quindi dei Deputati e dal MIUR. Noi abbiamo inviato il nostro quindi percorso e siamo stati selezionati tra le 60 scuole in Italia menzionate come titolo di merito. Questo progetto chiaramente ha coinvolto quindi i ragazzi attivamente. Abbiamo avviato visite istituzionali nel territorio italiano, per cui abbiamo visitato facendo formazione presso la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica e la sede istituzionale del Parlamento Europeo, quindi a Roma. Faccio parte del gruppo in partenza per Strasburgo, quindi un viaggio formativo, un viaggio di istruzione che si terrà tra Strasburgo e Monaco di Baviera. Il viaggio è praticamente la conclusione di un progetto che abbiamo iniziato a scuola ed è lezioni sulla Costituzione, quindi la focalizzazione di tutti gli articoli che fanno parte della Costituzione e in particolar modo dell'articolo 11, quindi il ripudio della guerra e la sovranità internazionale. Le aspettative di questo viaggio ovviamente sono ottimiste sin dal principio, in quanto oltre ad un'esperienza formativa c'è anche un'esperienza di vita e quindi conoscere altre culture, in questo caso quella francese con Strasburgo e tedesca con Monaco, e soprattutto coalizzare di più il nostro gruppo per trascorrere 7 giorni nel migliore dei modi. Eccoci rientrati in studio, parliamo di turismo scolastico, le opportunità che esse offrono. Professor Marinello, lei ha avuto modo di vedere che parliamo di scuole motivatissime nel realizzare questi tipi di progetti. Ecco, dal suo osservatorio di docente universitario, quale consiglio potrebbe dare per professionalizzare maggiormente i percorsi di studio di queste scuole? Comunque, diciamo, dato che parliamo di turismo, sicuramente all'aspetto diciamo, economico e organizzativo va associato anche un aspetto linguistico, certo. Perché diventa fondamentale. E specialmente per noi italiani che siamo un po' riluttanti ad imparare altre lingue. Ecco, noi dopo dedicheremo un pezzo del programma proprio a quelli che sono i percorsi di lingue che vengono finanziati grazie alla Comunità Europea, grazie agli FSE. Perché in effetti comunque chi vuole essere un operatore nel settore turistico deve almeno conoscere oltre l'italiano altre due lingue. E in particolare se poi vuole accedere alla struttura alberghiere che sono a 4 o 5 stelle, le conoscenze devono essere molto più ampie, perché il primo aspetto fondamentale è il contatto con le persone e l'aspetto linguistico diventa fondamentale, specialmente per quello che riguarda il nuovo turismo. Da incontri che a me ho avuti con la Camera di Commercio Italo-Russa, ad esempio il turista russo non gradisce parlare in inglese, vuole che trovare persone che parlino russo. Per cui oltre alle lingue tradizionali, secondo me il sistema scolastico deve incentivare anche nuove frontiere linguistiche, tra cui inserisco il russo che dovrebbe essere uno tra le più accessibili, probabilmente anche il mandarino e il cinese, perché lo sviluppo del turismo è quelle aree. Allora, sia come turismo in entrata che turismo in uscita. Perché la facoltà non prevede corsi di lingua? La facoltà di economia prevede dei corsi di lingua di inglese avanzato, inglese base, eccetera, però comunque non bisogna aspettare l'università, certo, per acquisire le lingue. È molto più facile che i ragazzi le acquisiscono in età addirittura prescolare. Ecco, dottoressa Palumbo, nella valutazione di un curriculum delle persone che appunto si candidano a lavorare in agenzia, quali sono gli aspetti che lei guarda maggiormente? Dunque, come primo aspetto, io personalmente, quando si presenta un candidato, se si presenta soltanto per lettera o per email, è quasi sempre da scartare, perché le persone si devono vedere, si devono vedere come si presenta, l'educazione è la prima cosa. E poi almeno la conoscenza almeno di due lingue straniere. E poi, insomma, come interagisci con le persone, al di là, diciamo, della conoscenza scolastica, perché poi sono cose che si possono imparare, ecco. Perché poi la preparazione tecnica sta a noi darla, però l'educazione di fondo, la preparazione di fondo comunque ci deve essere. Quindi sicuramente è da proporre e consigliare agli studenti
di presentare personalmente i propri curriculum, perché altrimenti... Anche qualche ragazzo o ragazza che non ha alcuna esperienza nel settore. Certo, anzi, per me è meglio, perché le persone che non hanno mai lavorato, ma sono persone educate, persone socievoli, e che comunque insomma conoscano, ecco, almeno, ripeto, almeno l'inglese, il tedesco, lo spagnolo, è preferibile che non abbiano esperienza in altre aziende, perché ogni azienda secondo me ha le proprie caratteristiche, le proprie necessità. Pertanto se una persona bisogna già plasmare. Viene, sì, bisogna plasmare le persone. E chiaramente le agenzie di viaggio stanno in una fase evolutiva, l'agenzia di viaggio tradizionale tende a scomparire, certo. Mentre saranno in effetti sviluppate quelle in incoming, in entrata. No, anche in outgoing veramente, però, quella, cioè, chiaramente l'agenzia di viaggio noi la diamo sotto il profilo scientifico, certo. In via di certo. Estinzione, perché tanto per negli Stati Uniti già da oltre 15 anni non esistono più l'agenzia di viaggio. Per cui tradizionali, è opportuno in effetti che proprio nel suo profilo turistico, certo. Che il candidato a lavorare in un'agenzia di viaggio oppure a lavorare in una struttura alberghiera abbia una perfetta conoscenza delle lingue in modo tale da perfetto. Poter più facilmente comunicare con eventuali clienti che sono disponibili sì. ad accedere. Anche per fare propaganda, per fare marketing è necessario proporsi all'estero, perché certo non è che ti vengono in città a Napoli così, insomma bisogna proporre la propria città, la propria nazione. E parlando la lingua, diciamo, che delle persone che si vogliono ospitare. Preside Cafasso, che incidenza di proseguimento di studi all'università stanno nella vostra scuola? No, abbiamo almeno il 30% di alunni che continuano l'università e anche con risultati positivi. E come ho detto prima, ci sono molti che entrano direttamente nel mondo del lavoro perché c'è una richiesta notevole di ragionieri, anche se è necessario oggi avere una formazione più specifica per il mondo dell'economia. Però comunque ci sono ragazzi che riescono ad entrare nel mondo del lavoro. Stessa domanda al preside De Rosa. Sicuramente i nostri due indirizzi tecnici presentano indici di prosecuzione degli studi universitari da parte degli alunni maggiori del professionale. Anche se siamo alle quarte classi, però è facile prefigurare per l'istituto professionale, per l'indirizzo professionale, una limitata prosecuzione degli studi universitari, dal momento che gran parte degli alunni più motivati troveranno, dico agevolmente, una collocazione nel mondo del lavoro, sia pure con modalità di rapporti di lavoro più precario, più a termine, a progetto o quant'altro, ma sicuramente troveranno più facilmente l'inserimento lavorativo rispetto a quelli dell'istituto tecnico. Quindi diciamo che da questo punto di vista la prosecuzione degli studi universitari diventa quasi obbligata per coloro che vogliono accedere a mansioni più elevate dell'istituto tecnico, ma invece dell'istituto professionale molto probabilmente una prosecuzione degli studi universitari nel settore più turistico potrebbe, diciamo, consolidare la loro preparazione di base e consentire loro di accedere poi a mansioni più elevate nel campo delle aziende di. Ecco, professor Marino, lei come vede il futuro di questi studenti appunto del mondo del turismo? Quali sblocchi occupazionali avranno nel futuro? Ma diciamo che in effetti quando è stato istituito il corso di laurea in scienze del turismo abbiamo avuto nel primo anno iscritti pari al corso principale di economia aziendale. Tanto è vero che è stato il primo corso di laurea di economia a numero chiuso. Dall'anno successivo siamo dovuti passare a circa 400 studenti che dovevano accedere tramite test d'ingresso per evitare anche di creare una dequalificazione professionale. Perché effettivamente da parte dei giovani, perché un corso che parte con circa 800 iscritti, senza aver fatto un'adeguata pubblicità, perché la Federico II non fa eccessiva pubblicità, vuol dire che questo è un settore che interessa molto quello che è il pubblico giovanile. In particolare gli iscritti al corso di laurea di turistico sono per 2/3 donne e 1/3 uomini. Specialmente le donne trovano nel turismo, nella fase evolutiva, un punto di aggregazione e trovano anche motivazioni diciamo di tipo professionale, perché il turismo non è solo ristorante, albergo, ma anche c'è l'aspetto congressuale, c'è l'aspetto comunicazione, per cui consente effettivamente a questi ragazzi o ragazze di poter proporsi in un modo nuovo e moderno rispetto al mercato.
Bene, noi ritorniamo fra qualche attimo, subito dopo la pubblicità. Vi ricordo che potete seguire questa e le altre trasmissioni sul sito www.lascolacolori.it. Potete scriverci i vostri suggerimenti, le vostre critiche, i vostri pensieri alla redazione @lascolacolori.it o potete postarci su Facebook. A fra qualche attimo. Eccoci l'ultimo modulo del nostro programma, parliamo di progettualità europee, FSE, progetti di lingue e progetti di alternanza scuola-lavoro. Abbiamo visto, abbiamo sentito soprattutto i nostri ospiti quanto sono fondamentali avere queste competenze base linguistiche per poter sperare di un accesso nel mondo del lavoro, che oggi è un lavoro anche globalizzato, quindi dire, senza le lingue diventa difficile poter, come dire, avere, aspirare a dei lavori particolari. Vediamo subito con questa scheda della Filangieri come loro hanno vissuto questo progetto C1 e C5. Salve, sono il professore Luigi Aiardo Esposito, insegno da diversi anni all'Istituto Isis Filangieri, economia aziendale, e mi occupo della gestione dei ragazzi per quanto riguarda i progetti C5. L'anno scorso i ragazzi hanno frequentato un percorso di 2 mesi nella zona industriale di Avellino, si sono occupati sia di amministrazione e contabilità, ma hanno fatto anche telemarketing e vendita promozionale con call center. Sono Antonio Quindiperrella, docente di discipline giuridiche presso questa scuola da diversi anni. Come il collega anch'io quindi contribuisco a gestire, a organizzare e soprattutto la parte di docente, quindi accompagnatore, dei ragazzi quindi che vivono quindi questa esperienza del C5 ordinario e C5 straordinario. Noi abbiamo la fortuna di aver operato per svariati anni nel campo dell'alternanza scuola-lavoro, per cui eravamo ben organizzati nel relazionarci quindi al mondo quindi del lavoro. Noi cercheremo quindi di continuare quindi questo lavoro sia nel campo quindi della provincia e quindi cercando di relazionarci con le aziende della Confindustria quindi Napoli o confermare la Confindustria quindi di Avellino, ma fondamentale anche il lavoro quindi con le aziende della provincia quindi di Rimini. Sono la professoressa Marina Cacace dell'ISIS Filangieri di Frattamaggiore. È docente presso questo istituto da un po' di anni e sono una delle accompagnatrici dei ragazzi del progetto C1 che quest'anno si è tenuto a Cambridge. È stato per loro, penso, e anche per noi una grandissima esperienza, ha avuto un riscontro positivissimo sia a livello didattico che di vita. Vivere 21 giorni lontano dalle proprie famiglie, ambientarsi, non è come stare una settimana in gita. Abbiamo avuto un ottimo legame con entrambe le insegnanti. La più bella per me è stata ovviamente Londra, scoprire una città nuova, ricca di persone, con tantissime cose da visitare. La parte più bella è stata quando siamo andati sotto al Big Ben. È stata una sensazione incredibile, un monumento così grande, suggestivo anche. Bye! Bye. Io sono Lina Celardo, insegno francese nel Filangieri da moltissimo tempo. Sono stata praticamente impegnata in molti progetti europei. L'ultimo è stato proprio questo, l'azione C1 che ci ha portati praticamente in Francia, a Parigi, la capitale. Noi avevamo la scelta tra Parigi e Lione e io ho pensato per i ragazzi che non si poteva andare a Lione senza conoscere Parigi. Tutti i giorni i ragazzi sono andati all'Alliance francese dove hanno fatto 4 ore di corso. Di questa esperienza a Parigi ricorderò in particolare la grandezza della città. Infatti erano molte vie ed era facile perdersi. Anche le guide che ci accompagnavano spesso comunque dimenticavano la strada. È stata davvero un'esperienza stupenda e auguro a tutti gli altri alunni di poter vivere la mia stessa esperienza perché credo che sia davvero un'esperienza unica e formidabile. Parigi è sempre stata la città dei miei sogni, quindi mi piacerebbe molto vivere a Parigi. Infatti penso che in un futuro lontano andrò a vivere a Parigi con la mia famiglia. E con me. E con la professoressa, ovviamente. Eccoci rientrati in studio. Preside, che ricaduta portano questi progetti all'interno della scuola, anche come contaminazione
di idee? Allora, la ricaduta è enorme, a parte per la formazione proprio dell'alunno, perché c'è una conoscenza diretta del paese, certo. Non solo della lingua, perché proprio la conoscenza di usi e costumi, tradizioni del paese, quindi vivere proprio la realtà, perché stare 3 o 4 settimane in un paese straniero consente di conoscere direttamente. Ma poi per noi specialmente è stato motivante per i ragazzi, perché noi stabiliamo dei criteri di scelta, quindi sono i migliori che accedono a questi progetti, e allora diventa incentivante perché c'è una competizione continua per poter accedere. Quindi la ricaduta è doppia, grazie all'Unione Europea che ci continua. C'è lo stimolo. C'è lo stimolo, e quindi sono sempre spinti a partecipare, e quindi questo dà loro modo di impegnarsi maggiormente. Vediamo adesso in questa scheda anche l'altra scuola cosa ci dice dei progetti C1 e C5 che hanno realizzato. Buongiorno, sono Marina Garzia, insegno italiano e storia all'ISIS Andrea Torrente di Casoria. In particolare insegno nell'indirizzo IPSEOA, cioè alberghiero. Quest'anno ho curato come coordinatrice il PON C5, al quale hanno partecipato 15 studentesse dell'indirizzo tecnico turistico. Il nome del progetto è stato Turismo e Territorio, e le ragazze durante le 4 settimane di stage hanno potuto quindi in pratica vivere un'esperienza lavorativa direttamente sul campo. Sono la professoressa Paola Cinque, sono docente di italiano e storia presso l'ISIS Torrente, specificamente presso l'IPSEOA e l'indirizzo professionale alberghiero. Per una settimana intera le ragazze sono state impegnate in visite che hanno riguardato sia il territorio napoletano, con specificamente visite al centro storico, e poi le abbiamo coinvolte in una visita alla Reggia di Caserta e al sito di Caserta Vecchia. Poi siamo state a Cuma e abbiamo visto tutta la zona, quindi dei Campi Flegrei. Questa esperienza per noi è stata molto importante, in quanto ci ha fornito l'opportunità di apprendere, di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato precedentemente sui libri in classe. Abbiamo affiancato veri e propri assistenti turistici nel loro lavoro, abbiamo imparato a prenotare viaggi, organizzare pacchetti. Abbiamo imparato anche come ci si relaziona con la clientela ad un hotel, come si fa sentire il calore proprio di una famiglia all'interno di un hotel. Sono il professore Giovanni Buonocore dell'ISIS Torrente, sono stato uno dei 2 tutor che sono rimasti in Italia a coordinare il progetto di 2 gruppi di alunni, di 15 ragazzi, che sono stati a Londra città. Sono la professoressa Anna Maria Bruno e in qualità di tutor ho accompagnato un gruppo di 15 ragazzi a Londra. Dal punto di vista delle competenze linguistiche c'è stato un netto miglioramento, però l'esperienza complessivamente è da considerarsi positivamente, perché i ragazzi, tutti credo di poter affermare, sono stati entusiasti della conoscenza di Londra e del territorio circostante. Beh, questa esperienza per noi è stata veramente gratificante, non solo per noi ragazzi, perché comunque abbiamo visitato una città che davvero amiamo, ma anche per le nostre famiglie, che sentono comunque gratificate dei risultati che abbiamo comunque riportato qui a casa. Avendo vissuto Londra per 4 settimane è stata vivere nei suoi 360 gradi, perché Londra è stata una città che quasi divisa tra i nostri stati d'animo, e oltre allo studio, l'aspetto tecnico e poi concreto dell'esperienza è stato proprio vivere tra di noi, nella sinergia dei rapporti umani. Infatti non è che c'era una differenza gerarchica tra ciò che erano i docenti e gli allievi, ma un tutt'uno, quasi una famiglia. A mio parere la destinazione che mi è piaciuta di più è stato Madame Tussauds, il Museo delle Cere. È stata un'esperienza unica, anche perché non è un museo normale. Ecco, la stessa domanda va al preside che appunto abbiamo appena visto. Quali sono le ricadute operative che questi ragazzi hanno nelle proprie scuole? Una forte ricaduta motivazionale sicuramente, anche in ragione del fatto che i finanziamenti frutto dei programmi operativi nazionali o dei programmi operativi regionali si inseriscono
pienamente, a pieno titolo, nell'offerta formativa della scuola. Adesso si chiamano piani integrati, e integrato vuol dire proprio che tutto ciò che si fa non è un qualcosa di estemporaneo, ma è legato al curriculum delle scuole, al loro rafforzamento. Una diagnosi, voglio dire, operativa di quelle che sono le... Sì, diciamo, alla fine noi abbiamo un consolidamento delle conoscenze che vengono ordinariamente apprese, e il supporto che ci dà sia il PON ordinario sia il POR straordinario è proprio questo. Sicuramente il POR straordinario, l'edizione straordinaria del POR, consente di intensificare ancora di più l'approccio formativo e quindi di avere dei risultati ancora più utili sul piano proprio delle competenze. Ordinariamente invece il C1 dedicato, quello ordinario, alle competenze di base, magari ci serve per più per un'azione di recupero, di potenziamento, invece quello straordinario serve proprio più per una messa a punto dell'operatività del sapere. Ecco, professor Marinillo, tutte progettualità europee, e dopo l'Europa che ci sarà per la formazione dei nostri giovani? Dobbiamo prendere coscienza dei nostri territori, prendere coscienza delle nostre potenzialità e fare in modo che il Sud non sia l'opportunità per tutta l'Italia. E questo chiaramente ritengo che uno dei settori fondamentali per una ripresa economica adeguata è il turismo, perché è l'unica cosa che non è importabile e né esportabile. Per cui i giapponesi saranno i tedeschi più bravi di noi a costruire manufatti, beni. Però gli scavi di Pompei, la costiera amalfitana, ce l'abbiamo solo noi e non può essere esportata. Però sta a noi creare una classe, una futura classe dirigente che sappia valorizzare e utilizzare queste risorse a beneficio della regione e anche di tutta la nazione. Con dottoressa Palumbo, noi abbiamo visto che sono gruppi di 15 ragazzi, quindi voglio dire è un numero molto basso rispetto a quello che... sono i numeri di iscritti agli alunni. Costano moltissimi questi corsi di lingua? Sì, i corsi di lingua sostanzialmente costano, però la comunità europea ha cercato, insomma, di tenerne conto, e quindi i fondi sono sufficienti. È chiaro che la netta distinzione tra, che spesso loro insomma lo sanno, tra il corso di lingua, specificare quanto si è speso per il corso di lingua, specificare quanto si è speso per l'aereo, quanto si è speso, diventa un po' complicato, perché poi insomma non si possono fare delle distinzioni così nette. E quindi a volte gli insegnanti dicono vabbè, tanto quello costa poco, e allora vogliono un'altra cosa, e quello costa poco. Invece insomma, chiaramente il professore qui ci insegna che il bilancio bisogna, insomma, il budget bisogna poi ben ripartirlo. Non sempre possono studiare anche in Italia. L'importante, certo, è che chi insegna l'inglese non parli italiano, perché questo per un fatto di logica. Se due soggetti parlano la stessa lingua sono portati ad accantonare la lingua estera, straniera, e parlare la propria. Come esempio nella Repubblica Ceca, chi insegna italiano non parla il ceco, non parla lo slavo. Certo. Cioè, è importante che chi insegna una lingua non conosca l'italiano. Quindi lei dice i professori di lingua qui in Italia... Madrelingua che non deve conoscere l'italiano, perché in modo tale costringe le persone, certo, a fare uno sforzo mentale per adeguarsi. Certo. Questo sforzo mentale consente di fissare i concetti linguistici. Siamo in chiusura, una considerazione, un rapido giro di considerazione finale. Preside, come vede la scuola italiana nel prossimo futuro? Questa è una domanda... Ci dia una speranza. Sicuramente la speranza, io sono la prima che spera, perché io faccio questo lavoro da quasi 35 anni, quindi non potrei non credere, perché ci ho creduto finora ed è importante che noi ci crediamo. Io spero sicuramente che la scuola continui ad essere importante, perché i giovani sono il nostro futuro. Un paese che non crede nei giovani non ha futuro, insomma, certo, assolutamente. Marini, sì, chiedo scusa, siamo proprio in chiusura, mi fanno segno. Ecco, siamo in chiusura, la nuda legge dei numeri praticamente lei ce l'ha buttata sul... diciamo in pasto, voglio dire, alla trasmissione. Ma lei come vede questo futuro della scuola italiana? No, secondo me noi non abbiamo un'opportunità, abbiamo un obbligo di rilanciare la scuola italiana, portarla a un nuovo livello, anche perché avendo da studente seguito il vecchio processo formativo,
noi abbiamo abbandonato un sistema, diciamo, didattico tradizionale per avventurarci in un sistema nuovo, però a mio avviso occorre che poi chi gestisce questo nuovo sistema sia molto più vicino sia agli studenti ma anche alla realtà operativa e al mondo del lavoro. Dottoressa Palumbo, molto rapidamente, qual è la sua interlocuzione con le scuole? Lei come si trova a lavorare con le scuole? Sicuramente mi trovo bene, sostanzialmente, soprattutto perché adesso ci sono dirigenti scolastici molto propositivi e poi c'è una buona collaborazione degli insegnanti. Presidente, a lei la battuta finale di tutta la trasmissione. Io dico che la scuola deve proseguire sulla strada dell'innovazione e di un serio sistema di autovalutazione. Però tutto questo potrà produrre fratti concreti e miglioramenti dei nostri alunni solo se si accompagna da parte dello Stato ad una seria politica di investimento e di riconoscimento. Un Stato che fino ad oggi sembra un po' sordo su questo tipo di tematiche. Siamo in conclusione, io ringrazio i miei ospiti, ringrazio gli telespettatori da casa che ci hanno seguito, una puntata briosa, vivace, ancora una volta mi fa dire la scuola pubblica è viva, viva la scuola pubblica.